Oggi a Roma sono stati presentati i dati della campagna Il Sole per Amico, una campagna di prevenzione del melanoma ideata dall'IMI con il sostegno di MSD Italia per fare informazione sui più giovani sui rischi di un'esposizione al sole non protetta e non corretta. La campagna è stata rivolta ai bambini delle elementari, ai loro insegnanti e ai loro genitori. Il melanoma è un tumore cutaneo aggressivo in costante aumento nei paesi occidentali ed è importante che si conoscano le regole di prevenzione primaria per appunto esporsi al sole in base al proprio fototipo, in base alla protezione necessaria, per evitare che le scottature solari fin da giovani possano poi predisporre alla formazione di tumori cutanei in età adulta. La campagna è stata condotta in molte regioni italiane, in molte scuole e ha coinvolto i bambini che hanno composto canzoni, creato poesie, disegni. Hanno mostrato un entusiasmo che ha contagiato i loro genitori e i loro insegnanti al punto da far diventare virale quella che è una campagna anche sui social. Le informazioni che abbiamo trasmesso in pratica riflettono quello che è il decalogo della fotoprotezione di Alleanza contro il cancro. In pratica sono informazioni che risentono moltissimo di quello che è il substrato su cui abbiamo lavorato all'interno di questo progetto, ovvero la popolazione di età pediatrica. Sappiamo che la popolazione di età pediatrica, quindi quella delle scuole elementari, è quella che risente maggiormente dell'impatto educazionale, però deve essere un'educazione che non deve essere fatta in maniera frontale e diretta da tecnico a studente, ma è veicolata attraverso gli insegnanti. Quindi per tale motivo abbiamo, tra virgolette, fatto una piccola formazione agli insegnanti insieme con i ragazzi, trasferendo quelle che sono le informazioni del sole buono. Un sole buono è un sole che è preso in maniera lenta e graduale, privilegiando le fasce iniziali della giornata o le fasce più tardive, riducendo la dose cumulativa solare, evitando le scottature, cercando di targettare la propria esposizione solare riguardo al fototipo. Sappiamo molto bene che il fototipo è importante per quanto riguarda la durata dell'esposizione solare. I fototipi chiari, soprattutto quelli a carnagioni di pelle rossa, sono quelli che diventano rossi molto facilmente, si scottano con grande facilità e ovviamente le modalità di protezione devono essere differenti rispetto a quelli di fototipo scuro di tipo mediterraneo. Tutto questo veicolato dagli insegnanti e poi trasformato dai bambini attraverso il loro linguaggio, le loro parole, i loro disegni, le loro canzoni. E poi tutto questo si trasforma anche all'interno delle famiglie, perché le famiglie poi che vengono coinvolte in questo messaggio diventano ancora più bravi come operatori di prevenzione solare. La prima volta che in Italia si conduce una campagna di prevenzione primaria di queste dimensioni, soprattutto in collaborazione col Ministero dell'Istruzione e col patrocinio del Ministero della Salute. Ovviamente questa campagna è stata resa possibile da MSD, che ha dato appunto un contributo importante, e poi condotta da noi dell'Intergruppo Melanoma Italiano. Il senso della campagna è quello di evitare che i bambini nell'adolescenza e nell'infanzia contraggano delle scottature solari, che sono la prima causa di incidenza di melanoma nell'età adulta, anche nei giovani adulti. Il melanoma sta diventando un'emergenza sociale, lo sappiamo, l'incidenza è raddoppiata negli ultimi 10 anni, 13.800 nuovi casi nel 2016. Il Ministero della Salute ha indicato nel suo piano della prevenzione per la prima volta di condurre queste campagne di prevenzione per la corretta esposizione al sole, ma anche per informare la popolazione sul danno delle lampade abbronzanti. E quindi era importante iniziare ad organizzare questo tipo di campagna nelle scuole elementari. I dati che oggi porteremo, i primi risultati dello studio epidemiologico, perché noi come associazione scientifica facciamo prevenzione ma dobbiamo anche fare delle ricerche e degli studi personali, sono molto molto interessanti e ci fanno capire come i genitori siano il punto chiave nel cambiare le abitudini di vita dei figli. Per ora i bambini che hanno dimostrato, riferito di aver avuto delle scottature al sole nell'ultimo anno precedentemente appunto alla compilazione del questionario, hanno dei genitori che più frequentemente hanno livelli culturali bassi, medio-bassi, e comunque fanno uso di lettini solari ad esempio, quindi diciamo che lavoreremo sempre di più sui bambini per arrivare anche alle famiglie nel far cambiare le loro abitudini di vita. Lo studio epidemiologico ha riguardato 12.000 bambini e ha valutato il grado di conoscenze e i comportamenti nell'anno precedente l'intervento e successivamente all'intervento educativo.
Sostanzialmente si vede come una buona proporzione delle famiglie adotta e dei bambini, quindi di conseguenza adotta dei comportamenti adeguati con una prevalenza di ustioni solari basso, il 9%, che comunque è alto se si considera che dovrebbe essere zero. E le conoscenze sono altrettanto buone perché oltre l'80% delle famiglie considera tutte le caratteristiche della buona esposizione solare e le adotta, come l'uso del cappellino, la maglietta, gli occhiali da sole e gli schermi solari. Quindi questo è un primo dato dello studio. Poi c'è una componente che riguarda invece il confronto con un intervento educativo che è stato condotto circa 10 anni prima di questo e che mostra come c'è una tendenza nel decennio ad avere un miglioramento della modalità di esposizione al sole con un ridotto numero di ustioni e con un miglioramento delle abitudini sostanzialmente di protezione. Per la prima volta si è veramente arrivati alla popolazione. Questa credo che sia la differenza fondamentale di questa campagna rispetto a tante altre lodevoli iniziative che però hanno avuto uno spettro d'azione con un raggio non così ampio. Invece in questo caso noi abbiamo avuto, a parte una serie di generazioni coinvolte, penso anche questo sia stato un elemento positivo che ha caratterizzato la campagna, perché comunque siamo andati a coinvolgere in primis tutti i ragazzi dell'elementare, bambini, ma noi ci piace chiamarli ragazzi che li sappiamo di farli più felici, che sono diventati poi gli ambasciatori insieme alle loro maestre, non solo sui loro genitori, ma anche per i loro nonni. E quindi siamo andati a coinvolgere un tessuto della popolazione che è caratterizzato appunto da diverse età, perché la protezione, come sappiamo, deve attraversare tutte le diverse età della vita. E in questo caso l'altro argomento importante che ha caratterizzato anche la dimensione della campagna era appunto il melanoma. Il melanoma perché tramite la prevenzione possiamo avere una potenza d'azione che non ha paragoni rispetto a tantissime altre iniziative. Basta veramente seguire quei pochi semplici consigli come proteggere la pelle attraverso le creme solari, mettersi gli occhiali perché comunque anche gli occhi vanno protetti e difesi, stare all'ombra in quelle che sono le ore più calde dove i raggi del sole sono più intense per potersi assicurare fin da bambini, perché purtroppo il melanoma si comincia a prendere da bambini e viene poi fuori dopo nel tempo, però ancora in età che è sempre ancora troppo giovane, e quindi proteggersi veramente per tutta la vita, e possiamo veramente farlo. Quindi questa è una campagna che ha e deve continuare ad avere un impatto concreto su quella che è la nostra salute e va ad affiancarsi con quella che è la rivoluzione della cura, perché attraverso le nuove rivoluzionarie terapie come appunto l'immuno-oncologia noi oggi possiamo dire che per quanto riguarda il melanoma, se prima la diagnosi di melanoma era praticamente una sentenza di morte perché soltanto una persona su 20 poteva effettivamente salvarsi, adesso grazie alle nuove importanti terapie che sfruttano il nostro sistema immunitario perché sia il nostro sistema immunitario ad agire contro la malattia, da 1 a 20 siamo ripassati a un rapporto di 1 a 3. Quindi cosa fare? Proteggersi, 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 perché attraverso la protezione scongiuriamo la malattia. E se proprio la malattia, perché l'abbiamo presa negli anni passati, dovesse affacciarsi, abbiamo una parola importante che può fare la differenza. Abbiamo la speranza, perché oggi si può guarire. Tantissimo è stato fatto negli ultimi 5 anni per sviluppare delle nuove strategie terapeutiche, che guarda caso sono partite per i tumori in generale proprio dal melanoma, perché l'immuno-oncologia nasce con i primi studi nel 2010-2011 sul melanoma. Adesso fortunatamente abbiamo a disposizione anche approvati da parte di AIFA dei farmaci che hanno modificato radicalmente la sopravvivenza. Sappiamo che era 25% di pazienti vive ad 1 anno e 6 mesi di mediana con la chemioterapia fino al 2011. Con questi nuovi farmaci che sono anticorpi immunomodulanti abbiamo il 75%-80% di pazienti vivi ad 1 anno, e quindi è cambiata completamente la storia naturale di questa malattia, e proprio, ripeto, partendo dal melanoma come modello.